Ragazzi, allora bentornati a questa rubrica dedicata a Giacomo e dedicata al Modern Electric Bass, meglio all'approfondimento, allo studio di questo grandissimo materiale che ci ha lasciato in eredità il nostro mito. E oggi vediamo il primo e vero e proprio esercizio di tecnica che Giacomo mostra a Jerry Jammot. Quindi siamo al minuto 8:40 circa del video, e Giacomo fa vedere a Jerry l'esercizio che per me, dopo circa 20 anni che suono basso, rimane il numero uno per la nostra mano sinistra, ma non solo, che è quello di suonare una nota per tasto. Giacomo fa questo esercizio partendo dal quinto tasto della corda di sol, quindi al do. Fa più o meno questo, se non ricordo male. Anzi, si sposta anche in orizzontale, quindi lentamente. Parliamo ora un attimo di tasti, quinto, quarto, terzo, secondo. Vedete, una nota per dito, quindi minore, anulare, medio e indice. Fermiamoci un attimo e andiamo a vedere che spunti ci può dare questo esercizio. Allora, innanzitutto, per chi suona il fretless come me, che è il mio strumento, diciamo, principale, questo esercizio mi ha aiutato e mi aiuta quotidianamente con diciamo, l'allargamento, chiamiamolo così, l'estensione della mano sinistra, soprattutto su un manico come uso io per lo studio, di un precision che è bello tosto, bello ticcio, che mi obbliga, con questi esercizi, mi obbliga, tra virgolette, a allargare di più la mia mano, e questo poi mi permette, quando vado a suonare il fretless, che, come sapete, non avendo i tasti, dobbiamo stare molto precisi sui tasti, appunto, immaginari, sulle linee dove ci sarebbero i tasti, quindi per essere intonati. E per far ciò dobbiamo allargare un po' di più rispetto a un basso con i tasti la nostra mano. E ancora di più chi suona come suono anch'io, sono un contrabbassista, ma il contrabbasso, anche se ci sono diteggiature diverse, gli allargamenti sono sempre diciamo che è fondamentale fare questo tipo di esercizi. Quindi Giacomo ci dà questo spunto, e noi da questo esercizio possiamo appunto prendere spunto per crearne milioni di nostri. Quindi possiamo fare come fa lui, in questo caso in senso discendente e muovendosi in modo orizzontale, ma io da qui posso variare qualsiasi cosa, quindi sia ad esempio l'ordine delle note. Lui fa il classico 4-3-2-1, chiamiamolo così, quarto dito, terzo dito, secondo dito, primo dito, ma io posso fare l'inverso, quindi questa è già una variazione, oppure, che ne so, secondo, quarto, terzo, primo. Oppure farne una discendente, quindi 4, 3, 2, 1, una in senso ascendente. Oppure, se si vuole aumentare ancora un po' più la difficoltà,
invece di suonare solo, diciamo, quattro tasti alla volta, si può partire, ad esempio, il primo che mi viene in mente, dal sesto tasto, in questo caso un do diesis, col medio, e poi con l'anulare andare sul quarto tasto, quindi a un tono di distanza tra questo. Oppure faccio vedere qualche esempio degli esercizi che mi invento io molto spesso. Ad esempio, tenere un dito fermo su una corda. Faccio vedere nettamente, proprio faccio un senso ascendente. Partiamo da La, quinto tasto della quarta corda. Il classico esercizio più comune è quello lì. Posso anche però tenere appunto un dito fermo sul quinto tasto della quarta corda e fare il resto dell'esercizio con gli altri dita che invece si muovono e viene questo. Quindi questa è un'altra variazione, oppure tenere il medio fermo, quindi scusate. Vedete, tengo il medio sul, in questo caso sul sesto tasto, e mi muovo con l'altro. Oppure tenerne due su una corda. Facciamo 4-3-2-1, partendo dall'ottavo tasto. Tengo ferme il minimo dell'anulare e scendo con medio e indice. Oppure, per chi come me vuole soffrire ancora di più, si può fare questi tipi di esercizi. Quindi partendo magari dal dodicesimo tasto della corda di Sol, che è appunto un Sol. Ad esempio, fare questo. Questo ho fatto. Sol, Mi, Re. Quindi sono tre note per corda. Quindi Sol, Mi, Re, Si, La. Come sposto di un semitono, faccio lo stesso parte. Questo è un altro esempio, pure questo tipo di pattern fanno però a distanza di tono, quindi Sol, Fa, Mi bemolle e Re. Esercitarci sull'allargamento, oppure per chi ha un'estensione abbastanza ampia della mano, può fare anche le quarte discendenti sulla stessa corda, quindi Sol, Re, La. Divertitevi come ho fatto io in passato e come faccio ogni giorno, perché io una parte dello studio lo dedico a questo tipo di esercizi. Divertitevi a crearne dei vostri, quindi, oppure anche a renderli un po' più musicali, quindi associare l'esercizio magari a una linea melodica, può essere un'altra idea. Sperimentate, divertitevi. Quindi in questa lezione abbiamo visto il riassunto, quello di prendere spunto da un esercizio per crearne poi una miriade di varianti, di
diciamo, alternative, ecco, chiamiamole così. Quindi Giacomo, in questa occasione ci ha dato uno spunto tecnico, puramente tecnico, che è utile sia per la mano sinistra ma anche per la mano destra, che ci deve essere questa coordinazione perfetta. È vero che io mi esercito principalmente per la mano sinistra, ma a meno che non li suono così. Devo suonare anche la mano destra, quindi. Utile per entrambe le mani. Quindi, ragazzi, ci vediamo al prossimo video.